Bentornati e bentornate a una nuova puntata dedicata alle elezioni amministrative per il Comune di Verona 2022. Oggi in studio con noi Massimo Godi, candidato con la lista Fare a sostegno del candidato sindaco Flavio Tosi. Benvenuto. Grazie per l'invito e per l'opportunità. Lei è un neofita della politica. Assolutamente sì. L'ha sempre seguita un po' da esterno, sì, sempre l'ho sempre seguita, no? La politica locale, anche quella nazionale, sì, però non mai attivamente a supporto neanche di candidati o cose del genere, quindi semplicemente da osservatore. Eppure è arrivata l'occasione per mettersi in gioco. Com'è nata questa occasione? Sì, è arrivata l'occasione, parlando con amici che ovviamente gravitano nel mondo della politica locale. Così, parlando insieme, si è detto: beh, ma potresti entrare, potresti provare a lanciare qualche tua idea, e da lì è nato un appuntamento con Flavio Tosi, il candidato sindaco Flavio Tosi. Ci siamo piaciuti e, diciamo così, mi ha dato questa opportunità di provare a dare un contributo. Cosa vi siete detti in questo primo incontro? Ma allora, siamo entrambi due persone molto sintetiche. Lui mi ha guardato e mi ha detto: tu cosa mi puoi dare? E io gli ho detto: io sicuramente qualche cosa sulla mia condizione te la posso dire. Se ti serve, volentieri. Lei ha girato il mondo, ha girato tutti i continenti, anche per questioni lavorative. Ricordiamo, sì. Lei è un imprenditore nel settore. Allora, io sono da una parte imprenditore, grazie alla mia famiglia, però riesco a gestire, diciamo, questo mio impegno in modo marginale, e sono anche comunque un dipendente, un responsabile commerciale in un'azienda che fa forniture per le costruzioni, materiali di costruzione. E come responsabile commerciale si viaggia per il mondo. Appunto, girando per il mondo, ha visto molte città attrezzate anche per, diciamo, sì, l'accessibilità. Beh, chiaro. Allora, la mia condizione, io sono in questa condizione da una quindicina d'anni. In questi 15 anni ho avuto la fortuna e il modo di poter girare per vari continenti e poter apprezzare o criticare situazioni, certo, che ci sono in altri paesi. Chiaramente, prendendo anche spunto da quelli, posso permettermi di dare un commento su quello che possono essere situazioni migliorabili nella città, nella nostra città di Verona. La questione delle barriere architettoniche viene affrontata sempre in maniera un po' marginale. In realtà c'è necessità di in qualche modo progettare innanzitutto tenendo conto di un abbattimento, anzi di una in qualche modo un annullamento di queste barriere in fase progettuale, e poi anche di un adeguamento, perché la città di Verona non è messa benissimo dal punto di vista dell'accessibilità, o no? Beh, allora, per quanto riguarda l'accessibilità, si può dire che è vero che si riferisce principalmente alle persone disabili e con problemi deambulatori. Però è anche vero che l'accessibilità non è solo questo, perché io prendo anche ad esempio un anziano con una mobilità ridotta, oppure una mamma con un neonato in carrozzina che deve riuscire a fare una scalinata senza possibilità di avere un aiuto per portare il proprio passeggino da un punto a un altro. Quindi è chiaro che l'accessibilità è un po' più ad ampio raggio come concetto, e sicuramente Verona ha delle limitazioni. Chiaro, è una città che ha una storia e soprattutto, certo, ha una serie di monumenti, di situazioni, per cui è difficile anche gestire un miglioramento di questa situazione. Però è chiaro che con piccoli interventi, magari di qua, e qualche intervento un po' più marcato di là, si può riuscire a fare qualcosa di buono. Lei è un grandissimo sportivo, fa un sacco di sport, sì, e tra l'altro Verona sarà sede delle olimpica con la cerimonia di chiusura e anche paralimpica con la cerimonia di apertura. Esatto. Sarà una grandissima occasione per la nostra città. Sarà una grandissima occasione per la nostra città, se ovviamente dovremmo prepararci per quella situazione, perché chiaramente abbiamo da risolvere alcune situazioni. Pensando soprattutto alle Paralimpiadi, no? Pensando soprattutto alle Paralimpiadi, dove la stragrande maggioranza degli atleti ha delle problematiche di deambulazione piuttosto marcate. Senta, fa tantissimi sport, dicevamo. Ce n'è, sì, uno in particolare che preferisce su altri? Ma allora, dipende dalla stagione. Durante la stagione invernale lo sci sicuramente, e durante la stagione estiva la vela.
insomma, due sport assolutamente interessanti. Dovesse entrare a Palazzo Barbieri, chiaramente, come consigliere comunale, ci sono altri temi che le piacerebbe seguire? Lei, dicevamo, con l'impresa di famiglia è anche un imprenditore, pur essendo dipendente. Anche per l'economia, insomma, ci sono delle contromisure, degli adeguamenti da prendere, no? Sicuramente il contesto che si è venuto a creare, un po' per i rincari, un po' per le tensioni internazionali. La situazione economica attuale sicuramente non sta aiutando nessuno, né i normali cittadini, né tantomeno le istituzioni. Chiaramente ci saranno degli interventi da fare, ci saranno sicuramente da cercare fondi. Il PNRR, tanto per gradire, è uno dei temi cari anche a Tosi e a tutta la coalizione, tutto il gruppo, certo, che lo appoggia. Quindi sicuramente ci sarà da lavorare a livello economico per cercare di portare avanti una situazione e di migliorare ovviamente le condizioni della nostra città. È chiaro che sì, posso dare un contributo, la mia estrazione di studi è laureato in economia e commercio, per cui insomma qualcosa anche da un punto di vista di economia riesco a dare come contributo. Sicuramente poi con l'impegno che ho lavorativamente parlando, una conoscenza nel mondo delle costruzioni è abbastanza adeguata per poter dare appunto qualche consiglio. Chiaro che se riuscissi a entrare nel consiglio comunale, mettere a disposizione queste mie competenze sicuramente lo farò. Nella lista fare c'è anche Patrizia Bisinella, che è già stata candidata a sindaco appunto nel 2017, ha avuto modo anche già di confrontarsi con lei? Abbiamo avuto uno scambio velocissimo di battute, ma senza neanche, cioè ci siamo presentati, avremo modo di confrontarci a breve in una riunione, ma chiaramente vedremo cosa ne nascerà. Insomma, lei si sta diciamo avvicinando per la prima volta alla politica, sì, e dicevamo come all'inizio di questa puntata, però ha lo spirito giusto, vedo che insomma diciamo la sta che affrontando anche con quella leggerezza ma serietà al contempo che sì. Diciamo che nel mio modo da quando poi ho avuto questa situazione diciamo che cerco sempre l'opportunità in quello che mi accade. Quindi qualsiasi sfida che mi si pari davanti, possa essere inizialmente anche ostile, mi porta a cercare un'opportunità, a cercare una soluzione possibile, mai ad arrendermi e a ritirarmi dalla competizione. Insomma, allora le auguriamo davvero un in bocca al lupo per questo appuntamento. Grazie. Elettorale, il suo primo. Speriamo che sia il primo di una lunga serie, poi, no? Speriamo di sì, dai. Perché poi di solito, sa, quando uno si avvicina alla politica, poi scopre che la politica è interessante se fatta con dei principi. Me l'hanno detto in molti. E quindi speriamo di sì. Davvero, in bocca al lupo. Viva il lupo!